Presidente Massiglio, innovation, innovazione, sostenibilità e manifattura 5.0, Pescara ancora una volta al centro del futuro. Si presentano le aziende innovative, le start-up che conquistano i mercati, le aziende importanti che sono ben presenti anche all'estero, con la sorpresa che quando l'Abruzzo si mostra al mondo genera negli interlocutori. Smau ha testimoniato che a Milano l'Abruzzo è stata una sorpresa quasi scioccante per il mercato, per avendo scoperto la qualità e la quantità delle aziende innovative, tecnologiche, molto avanzate che ci sono in Abruzzo. Noi lo sappiamo, è una regione che ha grandissime potenzialità, deve essere mostrata al mondo, bisogna farla conoscere ed è lo sforzo che la nostra amministrazione ha sin dall'inizio portato avanti, sia nel campo della promozione delle imprese, delle attività produttive, nel campo più generale del marketing territoriale per far conoscere l'Abruzzo sotto tutti i profili, turistico, culturale, sociale ed economico, dove riusciamo a conquistare spazi, generiamo attenzione, successo, attrattività, perché l'Abruzzo ha tutte queste qualità e le nostre imprese sono in grado di competere al pari delle migliori imprese del mondo intero. È la partnership vincente, quella che magari in passato è un po' mancata, mettere insieme le principali istituzioni pubbliche e private a sostegno della promozione delle aziende e del territorio per fare in modo che possano essere aiutate a uscire dal guscio, farsi conoscere, farsi apprezzare, creare sistema. È la strada giusta da seguire. Io ringrazio Camera di Commercio perché in tutte le occasioni in cui abbiamo chiesto la collaborazione, questa collaborazione è stata molto costruttiva, molto attiva e molto capace anche di produrre un valore aggiunto.